Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Fabrizio e insieme alla mia figlia Giulia, che come di consueto quando ci sono questi tipo di eventi è sempre presente. Quest'oggi procederemo all'estrazione dei piloti e delle skin personalizzate che sono state fatte da Fabio Napolitano per quanto riguarda il campionato Challenge Aston Martin GTE. Ieri c'è stata la primissima gara che ci ha permesso di poter definire quelle che sono le tre categorie di piloti che sono stati distinte e separati in Top Driver, Pro Driver e Gentleman Driver, d'accordo? Verranno estratte appunto le squadre in cui verrà selezionato un top driver, un pro driver, un gentleman driver, in modo tale da cercare di equilibrare al massimo questo campionato. La prima cosa che andremo a fare, come vedete, ci sono queste urne casalinghe dove abbiamo messo le skin qui, top driver, pro driver e gentleman driver. La prima cosa che faremo sarà quella di estrarre una skin e creare i vari team. Quindi io direi a mia figlia di ci mélange un petit peu, quindi di mischiare un pochettino e tu prends la première che tu veux. Ne è caduta una, non fa niente. Hop, la rimettiamo qui e vediamo. La prima skin selezionata è la skin Coca-Cola, quindi andiamo a mettere uno davanti a Coca-Cola così li identifichiamo, d'accordo? E andiamo a selezionare il primo top driver, li mettiamo qua davanti così. Allora, tu tombes bien, tu choisis. C'est bon? Allora, primo top driver abbiamo Tommaso Contu, ragazzi, Tommaso Contu che avrà la skin Coca-Cola, quindi mettiamo uno qui davanti, quindi Pro Driver, vediamo chi è nei Pro Driver insieme a Tommaso Contu, no? Si è fatto a chiunque, la bambina vuole aprire. Carmelo Silvaggio, ragazzi, Carmelo Silvaggio come Pro Drivers nella squadra 1 Coca-Cola, lo mettiamo qui e in ultimo Gentleman Drivers, fai vedere chi è dei Gentleman Drivers. Ramon Chiti, Ramon insieme a Tommaso Contu, Carmelo Silvaggio, quindi Ramon Chiti qui. Seconda skin, vai, mélange bien, vai, c'est bon, choisi. Seconda skin, Seven Up, ragazzi, Seven Up, seconda skin, quindi andiamo a scegliere il primo top driver, il secondo top driver, scusatemi, ecco qua. Vediamo con la 7 Up chi è. Andrea Zampini. Andrea Zampini che è qui. Che si fa? Andrea Zampini numero 2, 7 Up Pro Driver. Vediamo Pro Driver chi è. Paki Caruso. Paki Caruso che è qui, 2, le sfa papà, Gentleman Driver per completare il team 7 Up. Vediamo un pochettino. Antimo Giaccio che completa questo team. Andiamo per la terza squadra. Giulia che sceglie la skin personalizzata. So che ci sono dei piloti che hanno delle preferenze sulle skin. Vediamo un pochettino quale abbiamo. Camel,
camel, attenzione, importante qui perché so che c'è una persona che vorrebbe questa skin. Metto la mano, se vuoi. Qui ha ragione la piccola, mettiamo un 3 qua, sceglie il top driver. Attenzione, Gennaro De Iulis, grande Gennaro De Iulis, eccolo qua, partenopeo, Gennaro De Iulis. Quindi andiamo a scegliere il Pro Driver, attenzione Pro Driver, vediamo se sceglie la piccola, Pro Driver, Mattia Legrottaglie, Mattia Legrottaglie come Pro Driver, eccolo qua, Mattia Legrottaglie, numero 3, quindi Gentleman Drivers. Vediamo chi completa la terza squadra. Pino Sciotti, grande Pino Sciotti che completa la terza squadra Camel, eccola qua. Quindi andiamo per la quarta squadra, siamo quasi al giro di boa di queste 8 squadre, ragazzi. Vediamo la piccola, sceglie la quarta squadra, eccola qua, quattro skin. Repsol, ragazzi, Repsol, quindi quarta qui squadra, Pro Top Driver con Castrol. Attenzione, vediamo. Il vincitore della gara di ieri, Mattia Crupi, eccolo qua. Vediamo chi è che capirà insieme a Mattia Crupi. Pro Driver. Ci sono ancora fior fior di persone, personaggi. Sì, uno solo. E abbiamo Paolo Nucci. Paolo Nucci insieme a Mattia Crupi. Attenzione. Paolo Nucci, eccolo qua. Quarto, e quindi Gentleman Driver a completare. A completare abbiamo Paul Pallotta, Palotto, che completa, ieri assente, quindi quarta squadra, quindi quinta squadra, quindi quinta skin, ragazzi. Attenzione, abbiamo Team Marlboro, eccola qua, Top Drive, Top Driver. Secondo, vediamo Top Driver, Luca Rosmarino, Luca Rosmarino, quinto Team Marlboro. Quindi poi abbiamo Pro Driver, trappista, già aperto, Dario Todisco, eccolo qua, quindi quinta squadra, poi Gentleman Driver, Quirico Massafra, quinta squadra, Quirico Massafra, eccolo qua. Quindi andiamo per la sesta, ne mancano ancora tre in totale, quindi sesta, settima, ottava, eccolo qua. Attenzione, ragazzi, Team Martini, ragazzi, sesta squadra, grazie Giulia, Top Driver, manca Napolitano, Andrei Rosu e Alessandro Forte, attenzione ragazzi, vediamo chi è, Fabio Napolitano, Team Martini, eccolo qua, Fabio Napolitano, quindi Pro Driver, manca Aulo Cacciatore, Francesco Frigerio e Antonello Tauro, vediamo un pochettino, Aulo Cacciatore, attenzione, i due amici insieme, Fabio Napolitano insieme ad Aulo Cacciatore, quindi Gentleman Driver rimane Salvatore Rodanò, Andrea Di Stasi, Antonio Azzeni, Staccaia, quindi sesto, Antonio Azzeni, ragazzi, ecco qua la squadra, la sesta squadra, Massicheri,
sesta squadra. Avant-dernière, penultima. Abbiamo Red Bull, Red Bull. Quindi top driver. Manca Alessandro Forte e Andrei Rosu. E abbiamo Andrei Rosu, ragazzi, per la Red Bull. Quindi settimo. Pro driver. No, tra P2. Abbiamo Antonello Tauro, eccolo qua, per la settima, e Gentleman Driver, ultima estrazione perché poi le squadre saranno fatte automaticamente sull'ottava, e abbiamo Salvatore Rodano, ragazzi, che completa la settima squadra, Salvatore Rodano. Quindi ottavo abbiamo la Castrol, ovviamente, eccolo qua, Castrol, ottavo. Andiamo a segnarlo. Quindi abbiamo Alessandro Forte, il nostro amico Alessandro Forte James, eccolo qua, ottavo. Quindi avremo Francesco Frigerio, ovviamente controlliamo fino alla fine, attention, Francesco Frigerio, eccolo qua, ottavo, e ottavo anche Andrea Di Stasi, e eccolo qua. Quindi ragazzi, le squadre sono complete. Andrea Di Stasi, eccolo qua. Allora, ragazzi, tutto pronto per la gara, la seconda gara tra 15 giorni. Rimanete sintonizzati, abbiamo le squadre, iniziano i punteggi, iniziano a farsi le cose abbastanza serie. Ieri c'è stata una gara veramente fantastica, piena di emozioni. Prima gara vinta da Mattia Crupi, il suo esordio su PC e su R Factor 2 ha veramente fatto vedere delle cose incredibili. Il gruppo intero è veramente fantastico. Io e Giulia vi ringraziamo per averci seguito in questa estrazione. Ci vediamo prestissimo. Da Fabrizio e Giulia è tutto. Ciao!